con Alberico Di Cecco, che questa sera per la prima volta ha fatto il percorso di Sportiva di qui a Casoli, ha vinto il primo premio ovviamente. E volevo la sua impressione su questa gara e sul percorso anche. Allora, quando mi hanno invitato a caso per visionare una proposta di percorso, sono rimasto veramente impressionato dalla scalinata. Io sono di Fara San Martino, non la conoscevo, non l'avevo mai vista. Bella, un rifacimento veramente molto accattivante, ma soprattutto bello anche il fatto, ho immaginato il podista che saliva la gradinata e proprio a fianco alle persone e con delle balconate, delle fioriere bellissime, per cui l'ho immaginata e devo dire è andata proprio così. Credo che questo percorso caratteristico andrà a caratterizzare proprio questa manifestazione e sarà la forza della notturna casolana, che oramai è partita sotto una buona stella, ricordando anche un ragazzo di caso, un podista come tutti noi, e sicuramente andrà avanti per molti anni e avrà solo da crescere. Pensa che per i prossimi anni si possano fare più giri o un percorso più lungo? E quindi invadere anche altre zone del centro storico? Allora, intanto io credo che quest'anno abbiamo visitato proprio le zone più belle e si è data anche una buona equilibratura tra la difficoltà, perché comunque la scala è un'asperità importante da ripetere 3 volte, e il resto del percorso che invece è molto più pedalabile. Per l'obiettivo di una notturna estiva, io credo che questo percorso abbia già centrato il giusto equilibrio. Poi è chiaro che se la si vuole sviluppare in maniera diversa, si potrebbe ampliare sia il chilometraggio e sia il giro stesso, però ecco, io credo che un giro limitato riesca anche a coinvolgere di più la cittadina, la partecipazione del pubblico, la partecipazione proprio del casolano. Che oggi ho corso, sono molto contento di questa vittoria perché mi dà la conferma che ho recuperato l'ultramaratona del Gran Sasso di 10 giorni fa e mi proietta e mi conferma la Miglianico Tour di domenica 8 agosto, dove spero di poter confermare una buona prestazione.